Qui i turisti non vengono a cercare solo le opere d'arte, i monumenti, vengono a cercare il segreto della vita. Una rassegna di iniziative invita a scoprire le storie poco conosciute della città, a visitare i luoghi simbolici, ad esplorare la tradizione di musica sacra. È stata presentata questa mattina a Palazzo Serra di Cassano, Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni, un progetto sostenuto e promosso dal Comune di Napoli, che si svolgerà dal 5 novembre al 23 dicembre. Come facevano nell'Ottocento i grandi viaggiatori stranieri che si affittavano sedie al pallonetto di Santa Lucia e sui quartieri spagnoli e stavano lì ore fermi a contemplare che cosa? Lo spettacolo della vita di questa città, una città che, come si dice, è più facile riconoscere che conoscere veramente. E una rassegna come questa tenta di svelarla, di farla conoscere, di fare andare oltre il folklore. Lo scopo è quello di far conoscere ai cittadini e anche ai turisti molti luoghi legati alla nostra tradizione, appunto legata al profano, perché sappiamo che comunque Napoli è una città di esoterismi, monacelli, bellambriana, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è quella di far conoscere posti ancora non scoperti sia al cittadino che ai turisti, quindi attraverso itinerari, visite guidate, seminari, approfondire quindi queste tematiche. E non mancheranno anche concerti a tema di artisti della nostra terra. Sono in programma seminari su fatti e leggende napoletane, visite guidate nei luoghi simbolo del mistero, concerti di musica classica e popolare, spettacoli teatrali e il teatro dei burattini. Il programma completo su www.comune.napoli.it. È la terza stagione del programma di 4 stagioni che avevamo annunciato all'inizio del nostro mandato per dire che volevamo offrire ai turisti e ai cittadini napoletani una programmazione permanente negli anni che fosse basata sulle stagioni proprio, diciamo, meteorologiche, ma anche sulle varie e diverse peculiarità della nostra città. Questa, di cui che inizia adesso e proseguirà fino a metà dicembre, è basata sulle storie, le leggende, le tradizioni della Napoli sacra e anche della Napoli misteriosa. Al grande fondale della nostra città d'arte si accompagna un'offerta di alto livello che però mantenga il valore identitario di Napoli e lo coniughi con la creatività e anche la creatività giovanile che abbiamo nella nostra città. Quindi è un lavoro complesso che però sta dando degli ottimi risultati. Io sono molto soddisfatto perché abbiamo avuto un grandissimo successo di pubblico, le ultime rassegne. Quella per esempio Anima, che è stata ispirata al culto dei morti, ha avuto un tutto esaurito incredibile, quindi è quella che presentiamo oggi sul rapporto tra sacro e profano, magia e sacralità, è un altro tratto distintivo di Napoli, facendo scoprire anche luoghi e itinerari sconosciuti.